E al termine della prima giornata di lavoro per la Fiorentina all'interno del ritiro di Montecatini sono arrivate anche le prime dichiarazioni della stagione del tecnico Montella. La struttura, il terreno di gioco è buono, insomma l'accoglienza è calorosissima, quindi ci sono presupposti per avere di conseguenza anche noi grande entusiasmo. Lei ha chiesto un centravanti, è arrivato forse qualcosa molto di più. Non l'ho ancora visto io, quindi parleremo di questo quando ci sarà. La possibilità comunque che è concreta che arrivi Mario Gomez. Sì, il 99% penso che arrivi, però se serve la certezza che ad oggi non mi sembra che la Fiorentina l'abbia ufficializzato, quindi aspettiamo. Esaudirebbe i suoi massimi desideri? Ma parliamo di cose reali, che sia un grande giocatore risaputo, che sia gradito e risaputo, che sia apprezzato ancora di più. Però mister, i tifosi iniziano già a sognare. I primi nomi, i primi acquisti, la Fiorentina è protagonista del mercato, c'è chi parla addirittura di scudetto, lei che dice? Dico che ti potrei rispondere in tanti modi, quindi ti rispondo nella maniera più educata, quindi è giusto che sognino, sicuramente no, sarà il campo a dire se questa squadra può ripetere la stagione dell'anno scorso per poi guardare avanti, quindi insomma noi siamo consapevoli che per noi squadra sarà tutto più difficile, poi il resto è giusto che la gente sogni, è giusto che i tifosi sognino, perché se si leva anche sogni ci rimane poco altro. Senti Vincenzo, dopo l'arrivo di Gomez ti aspetti tanto alto mercato o mancano solo pochi pezzi per definire la squadra? Le squadre si possono sempre migliorare, quindi io mi auguro sempre il meglio e il massimo, quindi adesso facciamo una pedina per volta e poi vediamo, intanto facciamolo arrivare. Pizarro parlato con gli Aic, come l'ha visto? Un po' ingrassato. Mi sembra Pizarro la sua.